Ovunque siamo, oggi voglio essere più diretto del solito, ovunque siamo dobbiamo costruire. Lo so che molte volte i problemi, le difficoltà, la stanchezza fisica, la stanchezza spirituale, le delusioni, le amarezze, i dolori ci abbattono, ci fanno cadere, ma dobbiamo saperci rialzare con l'umiltà di saper chiedere aiuto al Signore e di saper chiedere aiuto anche ai fratelli e alle sorelle. E questa è speranza. Quella umiltà che mi fa dire io non ce la faccio, aiutatemi ad alzarmi, è la forza che ci viene dalla speranza di sentirci amati, di sentirci perdonati, di sentirci accolti e appunto di non sentirci inutili, ma di sentirci aperti all'assoluto. Dobbiamo sempre, ovunque siamo, anche se in questo momento sei in un letto di ospedale, piuttosto che in un letto di casa, piuttosto che in una casa di riposo, piuttosto sei a casa e non sai cosa mettere, ahimè, e ci sono queste oggi, queste situazioni, non sai cosa mettere a tavola per i tuoi figli a mezzogiorno, sappi che occorre costruire, perché la speranza, come dicevano i nostri saggi anziani, è sempre l'ultima a morire. Ma noi cristiani diciamo qualcosa di più. Noi non diciamo soltanto che la speranza è l'ultima a morire, noi diciamo che la speranza non muore mai. Perché? Perché mentre una speranza umana può essere l'ultima a morire, la speranza cristiana non può mai morire, perché la nostra speranza fonda, o meglio, è la persona di Cristo. E Cristo ha vinto la morte. Cristo è risorto. Certo, spesso non capiamo i tempi di Dio. Non possiamo comprendere i suoi progetti. Ma fede e felicità ci incoraggiano a fidarci di Dio. La speranza diventa fonte di felicità nel momento in cui io mi fido di Dio e so attendere i tempi di Dio. Perché nonostante tutto ciò che mi circonda è avverso, io so che Dio sa scrivere diritto sulle righe storte della nostra vita. Vi aspetto domani, Pari Pio TV. Dritto al cuore. Ciao a tutti!